un comune e tre anime ben distinte. Questo racconta il territorio di Almese. Ad Mesam, accanto al torrente Messa, secondo alcuni questa è l'etimologia del nome, che si ricollega al corso d'acqua che taglia il capoluogo e percorrendo il tratto di pianura si incrocia con la Dora Riparia. Almo, secondo altri, un epiteto gallo-romano che ben si lega alla presenza romana sul territorio. Un luogo di passaggio, come testimoniano le dogane, situate appena fuori dal territorio almesino, a Drobiaglio, e soprattutto dalla villa, una delle più importanti dell'Italia nord-occidentale. La storia di Almese continua poi nel Medioevo, quando il territorio è nelle mani dell'abbazia di San Giusto di Susa e viene costruito a San Mauro il borgo sovrastato dall'Alta Torre, ancora oggi tra i simboli del paese. Il castelletto, infatti, venne fortificato durante il 300 e sarebbe diventato teatro di numerose storie. Tra queste, quella drammatica della caccia alle streghe, che come sostenevano le credenze popolari, si sarebbero radunate lungo il corso del Messa per tenere il loro sabba. Una di queste presunte streghe, Maria Gotto, fu richiusa nella torre di San Mauro nel 1620 e lì avrebbe trovato la morte. La storia almesina, intanto, si stava allargando anche fuori dal borgo, dividendosi nelle tre realtà che oggi compongono il comune. Più a ovest, il capoluogo, sviluppato lungo il Messa, ai piedi del colle su cui venne intanto costruita la chiesa vecchia, così chiamata per distinguerla da quella nuova edificata negli anni 50 del Novecento. Al centro, Rivera, comune fino al 1929, che con le sue borgate si articola intorno alla chiesa di Santo Stefano e sulla cornice di alture che collegano il Monte Curt con il Musinè. Infine, al confine con Caselette, Milanere, che mantiene ancora oggi una sua matrice più agricola e ha vissuto lungo una storia separata dalle altre due realtà, in quanto afferente non a Susa, ma a Rivoli. Oggi, Almese è uno dei centri principali della Bassa Valle di Susa, un luogo culturalmente vivo, grazie anche alla presenza di un prestigioso teatro, il Teatro Magneto, nel pieno centro del capoluogo, ma anche al centro di percorsi che vanno dalla memoria alla storia alla natura. Emblematica è la presenza lungo il corso del Messa della Gioia del Pis, tra gli scorci più celebri e iconici della Val Susa, meta di centinaia e centinaia di escursionisti e villeggianti ogni anno.